Siamo tornati come sempre in diretta sul canale della Casa de Gasteddu. Oggi decidiamo di portare un tema tattico, torniamo a parlare un po' anche di campo in attesa che il campionato riprenda davvero. Già oggi ci sono state magari qualche novità sulla ripresa dei campionati, però noi ci concentriamo sul campo, in particolare sulla prossima stagione, in un ruolo abbastanza particolare, quello del regista, del playmaker, del mediano, chiamatelo come volete, il giocatore che sta davanti alla difesa. In un centrocampo a tre. Il Cagliari in questi anni ha avuto diversi giocatori che si sono alternati in quel ruolo, in quella posizione. Uno di questi è Luca Cigarini, che tra l'altro è anche in scadenza di contratto. Poi è stato preso Cristiano Oliva. Sono visti magari altri giocatori come Davide Di Gennaro, altri un po' adattati come Barella. Taxidis è stato un altro giocatore che ci ricordiamo, però noi vogliamo concentrarci su un altro giocatore che è di proprietà del Cagliari. Non ve Iniziamo a l'aspettate? non se l'aspetta nessuno, secondo me, probabilmente ci prenderemo anche un po' di insulti per questo video, però noi vi spieghiamo anche perché secondo noi questo giocatore può essere il prossimo regista, ma non facendo i compiti da regista letterali, ma il giocatore che sta davanti alla difesa e poi interpreta il ruolo in base alle sue caratteristiche, che sono forse più simili a quelle di Oliva che a quelle di Cigarini, direi. Vai, svegliamolo. Lo sveliamo subito con il Ragazzi, è punto di tutto vero, data. non stiamo scherzando, cioè, è tutto vero. Sì, adesso vediamo nei commenti. Nessuno ci ha voluto dare nessuna anticipazione su chi sia, ve lo facciamo Ci vedere noi. scrivono carica. Uno ha scritto, se dite De Jong la bestemmio. E vogliamo la tua bestemmia a questo punto. Aspettiamo la bestemmia, allora. Raga, è vero, cioè, è De Jong, cioè. Io. Adesso vi spieghiamo Esatto, perché. Mettilo. allora abbiamo Caligara che può essere una buona alternativa, oppure Alessio Piras che ci dice De Jola e vogliamo la bestemmia a questo punto. Di Alessio, no, siamo seri. Iniziamo dall'inizio, dai, facciamo così. Un giorno scrivo a Robby: Robby, De Jong sta giocando regista nel Lecce. E Sì, lui mi era. risponde con: Ah, non è l'app impazzita, cioè tutto vero. Era tutto Sì, vero. Cioè, esatto, Liberani perché ha messo De Jong davanti alla difesa. È tutto vero. esatto, perché c'era. Non è che mi metta a guardare le partite del Lecce, anche perché quando guardo le partite del Lecce mi viene un colpo al cuore tra Rossettini, Gabriel, Farias, Tabanelli, Taxidis non so veramente chi altro. Non ce la faccio io a guardare le partite del Lecce. Per curiosità, stavo guardando l'app e vedo che l'app mette De Jong davanti alla difesa. E tra l'altro c'erano nel nostro centrocampo. C'era anche, Barak. ba c'era anche Barak, e dico, tra lui e De Jong, Barak è quello che per caratteristiche può giocare meglio lì davanti, no? Invece no, a quanto pare giocava davvero De Jong, abbiamo anche visto come interpreta il ruolo. Tra l'altro è una cosa che mi ha sorpreso, perché Liverani in carriera ha giocato in quel ruolo, ovvero di regista, metronomo davanti alla difesa che dettava i tempi, l'ha fatto anche molto bene. Tra l'altro Liverani è cresciuto nel Cagliari, magari questo no, non lo sanno in molti. Ha giocato nella primavera del Cagliari con Trapattoni, ha fatto qualche amichevole, anche una contro il Bayern Monaco, per poi scappare in Serie C a giocare e da lì iniziare una carriera comunque tutto sommato soddisfacente. E quindi mi sorprende il fatto che uno come Liverani, che ha giocato in quel ruolo, metta a fare quello stesso compito, cioè in realtà quella stessa posizione, perché poi i compiti sono ben diversi, un giocatore come De Jong, che sappiamo bene non ha le stesse caratteristiche, cioè non ha le caratteristiche di un regista, però interpreta il ruolo in una maniera particolare che secondo come potrebbe far comodo a Zenga se dovesse rimanere, oppure il prossimo allenatore del Marcello. Cagliari, perché attenzione, per l'anno prossimo, in caso in cui Zenga fallisca, perché c'è già questa ipotesi, neanche iniziato, sono già fatti i Sì, nomi ormai per. siamo già avanti noi. E uno di questi è proprio Liverani, che gioca con 4-3-1-2, un modulo che comunque il Cagliari conosce, e quindi potrebbe portarsi in Sardegna De Jong, che è di proprietà appunto del Cagliari, e un altro sardo come Mancuso. Ma noi ci concentriamo su De Jong e iniziamo, Se quindi. il E sogno è Pippo Falco, ma qui Pippo vabbè. Falco, esatto. Non ci ricordano che Tabanelli era venuto a Vabbè. sostituire Nainggolan, in realtà no. Tabanelli era venuto a Cagliari perché doveva andare al Leeds, e siccome Cellini non aveva ancora preso il Leeds, l'aveva temporaneamente messo a Cagliari per poi portarlo, poi alla fine per questione burocratica non è riuscito a portarsene in Inghilterra, quindi alla fine si è dovuto accontentare di giocare a Cagliari. E tra l'altro
prese diverse simpatie tifosi perché con i capelli lunghi sembrava, sembrava la Rivei. Ma guardiamo invece le immagini con De Jola, che appunto è tutto vero, nel Lecce gioca davanti alla difesa, non gioca regista. E comanda lui, perché qui sta proprio dicendo a Lucioni, prenditi Zielinski. Sì, c'è il comanda taglio del centrocampista del Napoli, sì esatto, chiama la scalata, diciamo. Esatto, e lo vedremo in tutte le immagini più o meno, come De Jola si prende un uomo e se lo tiene. A parte in questa, in cui... una sì, delle poche immagini in cui, questa è la partita col Napoli, specifichiamo, abbiamo deciso di analizzare questa partita con il Napoli, in cui ovviamente anche per questioni di caratteristiche ha fatto la partita il Lecce e non il Napoli, però il Lecce ha vinto, sì. Quindi alla fine ed è stata anche una vittoria che faceva comodo al Cagliari in ottica classifica, però sappiamo anche che il Cagliari le ha perse tutte, quindi non è stata così utile. E qui una delle poche azioni in cui appunto imposta l'azione, un passaggio alla fine abbastanza elementare per Falco, però nelle altre qui attacca appunto il Napoli, come in questa, cioè si prende un uomo qua, in questo caso Zielinski. E ora si appiccica uno, qui in questo caso Zielinski, poi se l'uomo si stacca, come abbiamo visto prima, lo lascia il difensore. Però comunque anche giocando con... qui stavano giocando con il 4-3-3, se non sbaglio. Forse 4-3-1-2 perché c'è Saponara. Saponara e Falco. Dovrebbe essere un 4-3-3, dopo lo vediamo. Comunque la densità è molto centrale qui in mezzo al campo. De Jola comunque si allarga tantissimo pur di prendersi a uomo Zielinski. E poi se Zielinski sale... lì ci pensa il difensore. Come abbiamo visto prima, Viola non ha problemi nel chiamarlo. Esatto, come abbiamo visto qua. Esatto. Qui Zielinski parte e appunto la difesa va a prendersi a quel punto il taglio, non lo segue a uomo, giustamente. Resta nella sua posizione di centrocampista. E qui lo stesso. In questo caso prima c'era Zielinski, adesso c'è Lobotka. Però attenzione, qui De Jola si prende sì Lobotka, ma è già pronto a correre verso la sua destra, in caso di passaggio penso per Diego Demme, dovrebbe essere quello, esatto, lui. Dovrebbe sì, essere... che in effetti è l'unico libero, quindi... Esatto. E niente, quindi continua la marcatura uomo di De Jola, vai avanti. E qua. E poi... La garra di San Gambino Monreale, cioè Politano se ne salta due, ma poi arriva lui. E comunque no, vediamo delle differenze con Cigarini, cioè Cigarini ad esempio non si metterebbe a fare queste cose, De Jola è già uno un po' più spregiudicato, uno un po' più... Lì Cigarini fa direttamente lo sgambetto e si prende il cartellino giallo, esatto. non prova neanche a prendere la palla. Quindi davanti alla difesa, anche considerando chi avrà ai suoi fianchi ovviamente... Dovrebbero essere Nandez e Rogue, salvo poi stravolgimenti di mercato. Sì. Potrebbe funzionare, perché comunque sa fare legna, però qui bisogna anche vedere poi chi ci sarà in difesa, se ci saranno giocatori con i piedi buoni. Io ogni tanto mi rimpiango Romagna. E non solo tu, perché effettivamente a livello di impostazione Romagna è uno dei migliori che ha avuto il Cagliari in questi anni. E non a caso l'ha preso De Zerbi, cioè... uno che ama giocare palla a terra. Bisogna vedere se lo riscatterà il Sassuolo a questo punto, sì, perché era titolare fisso, sembrava destinato a riscatto il Sassuolo, solo che si è infortunato anche abbastanza gravemente, è stato operato. Questa stagione sarà praticamente conclusa, a prescindere, anche se si finisce ad agosto, non dovrebbe tornare in tempo, quindi se dovesse tornare a Cagliari magari potrebbe essere sfruttato. Però a proposito di questa cosa, Ucchia Valukiewicz, che secondo me magari non si è visto tanto, però a livello di impostazione può essere un prospettivo, un giocatore interessante. Sì. E poi c'è questa abitudine adesso, che il giocatore davanti alla difesa funge più da esca, diciamo, per i giocatori avversari in fase di pressione e ad impostare l'azione siano i difensori centrali, o magari una delle due mezzali, solo che come abbiamo detto sono Rogue e Nandez e non sono neanche loro due propensissimi, secondo me, ad impostare l'azione.
E poi abbiamo qui, qui ho messo questa immagine perché De Jola, cioè vedete tutti i difensori, i centrocampisti del Lecce? De Jola è stato il primo a correre come uno scatenato addosso a Demme che poteva tirare in porta. Quindi abbiamo anche una buona reattività per quanto concerne la difesa della porta da un tiro probabile da fuori. Cosa che ad esempio non si sono visti negli altri difensori e centrocampisti del Lecce. Cioè lui in teoria il vertice è basso, in questo caso sta facendo quasi il trequartista praticamente. Sì. È stato il primo, perché poi vediamo, sembra riconoscere Barak, che sono rimasti tutti più indietro. Sì, quindi anche lì è importante sicuramente andare a chiudere sui tiri da fuori. Poi il Napoli ha avuto molte difficoltà in questa partita a creare e a segnare soprattutto. Tant'è che poi ci ha vinto 2-1, se non sbaglio. E poi qui si ritorna prima c'era Zielinski, adesso lo vediamo un po' più largo, qui c'è Insigne, ma non cambia la situazione, nel senso si prende quello lì, è suo, si appiccica, e se il passaggio è un po' più complicato da fare. Poi se il passaggio arriva... Sì, non c'è una linea di passaggio precisa. Ma poi Insigne trova comunque spalle alla porta, e De Jola obiettivamente... ti sa picchiare, quindi... Sì, poi la differenza fisica è anche abbastanza netta. Esatto. Tra i due. Quindi queste sono le caratteristiche di Dario. Abbiamo altre immagini? Sì, ne abbiamo altre tre. C'è questa con... Qui, sì. Quando Lucioni scappa, si fa attrarre da Zielinski, De Jola che va a coprire la posizione di Lucioni. È un qualcosa che obiettivamente è anche un po' inutile, nel senso non c'è superiorità numerica, non c'è neanche lo stesso numero di giocatori del Napoli contro quelli del Lecce, però comunque lo spirito di sacrificio di De Jola cioè, ha fatto un qualcosa che poteva evitare di fare, va ad aiutare i rossettini, quindi meglio non lasciarlo uno contro una rossettini No, sai che dovrebbe essere Milik, quindi cioè, non stiamo parlando di... Sì, vabbè, ma rossettini va sempre aiutato. E poi vabbè, quando c'è da coprire De Jola che si è a mezz'ala, a vertice basso, lui va e picchia, non ci sono problemi. Sì, su Politano l'abbiamo visto anche prima, la scivolata Mischino l'ha preso di mira, quindi queste e poi sono qua. Vabbè, poi quando sì, vero? Sui cross, che comunque può contare secondo me su da tanti centimetri tanta fisicità, a difesa di un Cigarini e anche di un Oliva. Sì. Che magari offrono qualcosa di più dal punto di vista della qualità, della divisione di gioco, però dal punto di vista della fisicità uno come De Jola ti può tornare utile sui cross, sulle palline attive. E ti dirò di più, De Jola ha giocato anche una partita da regista a Cagliari, magari non se la ricordano in molti, Cagliari-Milan del 2017, ultima partita giocata al Sant'Elia, con la vinta 2-1 grazie al gol di Pisacane, con De Jola che faceva il regista e Taxidis difensore centrale, perché Cagliari non aveva altri difensori, quindi si è dovuto un attimo adattare con questo schema. Bene, quindi queste sono le caratteristiche di De Jola. Ve l'abbiamo detto come ha... Con lei ha fatto anche molto bene, perché sì. ha segnato anche il suo primo gol in Serie A contro il Torino. Tra l'altro un tiro da fuori, anche quella è un'altra delle caratteristiche di De Jola, il fatto di poter colpire dalla distanza, soprattutto in Serie B era un giocatore pericoloso, magari in Serie A non ha avuto tante occasioni per dimostrarlo. Quindi il quesito è, dobbiamo continuare a puntare su Cigarini e Oliva o possiamo dare un'altra chance a De Jola? Allora, se vuoi la mia opinione... Dobbiamo fare un altro giocatore e spendere altri soldi che in questo momento non ci sono? Allora, se vuoi la mia opinione, secondo me bisogna puntare su Oliva, come in quel ruolo. Io ora posso essere in calzo giusto, guardando anche queste immagini. Non dico di spendere soldi per un altro regista, perché ovviamente non ha senso. Il Cagliari ha bisogno di rinforzare altri reparti, che sono quello della difesa... E magari anche qualcosina in attacco, a seconda di cosa accade. Quindi, magari per il centrocampo, se riesci a tenerti in Engolan, sei perfetto così. E poi in regia, se proprio non ti fidi di Oliva e De Jola, dai un'altra chance a Cigarini, che però è molto discontinuo, molto alterno. E di fatto ti tiene il centrocampo che Cagliari aveva inizio stagione, fatta esclusione per Castro, che come sappiamo ha la spalla,
E se si dovesse giocare, c'è una clausola precisa in cui si dice che se la SPAL gioca una partita dopo il 1° aprile, c'è il riscatto obbligatorio. Quindi, se si torna a giocare, la SPAL dovrà per forza di cose riscattare Castro. Sì. Quindi, diteci la vostra, sperando di avervi convinto su De Jong. Secondo me non è convinto nessuno su De Jong, la regista. Però noi vi abbiamo fatto sapere che a Lecce sta giocando in quel ruolo, quindi sì, è una cosa da tenere. Il video è più su quello che propone, esatto. un vero playmaker a Cagliari, no. De Jong può magari tornare utile in quel ruolo a Cagliari, visto che a mezz'ala praticamente quest'anno è stato non chiuso di più, perché ci sono Nainggolan che vabbè ha giocato più avanzato, poi ci sono Nandez, Rog, uno come Unita che faceva panchina, anche De Jong alla fine ha trovato veramente ha fatto davvero tantissima difficoltà, ha trovato pochissimo spazio. Il Cagliari tra l'altro come regista avrebbe anche Bradaric, che però sembra intenzionato a restare in Spagna al Celta Vigo, vorrebbe restare perlomeno lì. Cagliari difficilmente secondo me punterà ancora sul croato, e magari puntare su un giocatore cresciuto sul tuo vivaio, sardo, può essere una buona soluzione. Chiudo con una chicca dicendo che Cellino lo voleva fortemente a Brescia, Alessandro Di Gola, ed era convinto, vi sto parlando di due anni fa, che De Jong in prospettiva fosse meglio di Barella. possiamo chiudere qua direi con questa perla di Massimo Cellino. Vi saluto ovviamente e vi rimando ai prossimi video sul canale YouTube della Casa di Casteddu, della Casa di Casteddu. Seguiteci anche su Instagram e alla prossima. Ciao a tutti.